Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video di Dentro la Scatola. Oggi per la nostra recensione vi parliamo di Bang the Dice Game, gioco di Michael Palm e Lucas Zach per 3-8 giocatori della durata di circa 20 minuti a partita, edito in Italia grazie alla Divi Giochi. Si tratta della versione con dadi del classico gioco di carte Bang. Qui abbiamo anche molta deduzione e bluff. È un gioco di eliminazione e la durata, come ha detto Guido, è piuttosto contenuta. Ma direi di passare a vedere le meccaniche di gioco. Perfetto, andiamo a vedere cosa c'è dentro la scatola. All'inizio partita, a ciascun giocatore viene assegnato un ruolo. I ruoli sono sceriffo, che è sempre rivelato, fuorilegge, vice, e rinnegato, che sono sempre coperti. Vengono quindi assegnati scoperti i personaggi. Ogni personaggio ha un'abilità speciale e dei punti vita. Lo sceriffo è l'unico personaggio che parte con due punti vita in più, rappresentati dai proiettili. Partendo dallo sceriffo, ogni giocatore inizia il proprio turno tirando i 5 dadi. I dadi possono essere poi ritirati fino a 2 volte, e alla terza volta bisogna accettare il risultato. Le facce con il simbolo della freccia vanno risolte subito. Si prende quindi una freccia dalla riserva centrale. E quando non ci sono più frecce da prendere, tutti devono restituire le frecce accumulate e perdere un numero uguale di punti vita. La meccanica simula in sostanza un attacco da parte degli indiani. I dadi invece con il simbolo della dinamite non possono essere ritirati e quando se ne ottengono tre o più, il turno termina immediatamente. Il giocatore applica gli altri risultati, ma perde un punto vita. I dadi invece con 1 e 2 indicano che è possibile togliere un punto vita a un giocatore a 1 o 2 posti alla destra o sinistra del giocatore di turno, non includendo i giocatori eliminati. La birra invece permette di far recuperare un punto vita a un giocatore a propria scelta, mentre invece se si ottengono almeno 3 simboli Gatling, si può far perdere a tutti i giocatori un punto vita e il giocatore di turno può scartare tutte le frecce accumulate. Il gioco prosegue così a turni fino a quando non si verifica una condizione di vittoria. Se vengono eliminati tutti i fuorilegge e i rinnegati, vincono lo sceriffo e il vice. Se viene eliminato lo sceriffo e solo un rinnegato è ancora in vita, egli vince, mentre in caso contrario vincono i fuorilegge. In altre parole, il vice è puramente al servizio dello sceriffo, i fuorilegge sono un'unica squadra e i rinnegati giocano sempre da soli. Beh, Bang, cosa possiamo dire di questo gioco? Si tratta di un gioco a ruoli occulti che è sicuramente appassionante e data anche la durata breve, l'elemento di eliminazione del giocatore è piuttosto stemperato, non è così importante. Al massimo si rimane 4-5 minuti fuori dal gioco e intanto si possono vedere le strategie messe in atto dagli altri giocatori, quindi rimane interessante. Sicuramente è un passo avanti rispetto a Bang, gioco di carte, che era sempre eliminazione, ma le partite potevano protrarsi anche sull'ora, ora e mezza. Un elemento interessante è che ci sono 3 squadre diverse, i cui componenti non si conoscono fra di loro, a parte lo sceriffo che è sempre rivelato fin dall'inizio della partita, e il bilanciamento è piuttosto buono fra le diverse squadre se tutti i giocatori sanno giocare molto bene. Mentre invece se i giocatori sono alle prime armi, il rinnegato è un pochino svantaggiato perché deve implementare una strategia un pochino più difficile. Deve di solito prima allearsi con lo sceriffo, poi passare all'alleanza con i fuorilegge e rimanere l'ultimo in gioco con lo sceriffo uccidendolo. Quindi all'inizio è sicuramente più difficile. Sul lungo periodo rimane comunque un pochino svantaggiato il rinnegato, anche se con giocatori esperti appunto è un pochino ridotta questo svantaggio. C'è da dire anche che in 8 giocatori i rinnegati sono 2, quindi questo li aiuta in parte anche se comunque vincono da soli.
Tu Guido, cosa ne pensi di questo gioco? Allora, guarda, è un gioco che personalmente all'inizio, le prime partite, mi aveva appassionato veramente tanto. Non a caso l'ho anche acquistato, quindi sì, ci ho dato fiducia, insomma. Ha la fregatura, dal mio punto di vista, perlomeno per le partite che ho fatto io, che dopo un po' tende ad avere una longevità, secondo me, un pochino scarsa. Nel senso che a furia di giocarci, magari perché proprio per la durata contenuta magari ti capita di fare più partite in una sera, alla terza, quarta partita io personalmente dicevo non vedevo l'ora che finisse la partita per poter magari cambiare e passare a qualcos'altro. Quindi ecco, da questo punto di vista per me non è il massimo. Poi c'è da dire anche, te lo dicevi prima, che anche i ruoli secondo me non sono molto ben bilanciati. È vero che un giocatore esperto che fa il rinnegato comunque riesce a giocare e può anche magari vincere in certi casi, però secondo me anche se sono in due rinnegati giocando in otto resta sempre un ruolo comunque svantaggiato, quindi ecco, anche questo è un po' da tenere in considerazione. Sì, per quanto mi riguarda, due punti che hai toccato: la longevità secondo me è buono sul lungo periodo, purché non si giochi troppo spesso. Cioè, se non è un gioco, è più un filler, non è un gioco a cui puoi fare 5 partite di fila, perché inizia a diventare un po' pesante se non sono le prime volte che giochi. Per quanto riguarda il rinnegato, sì, come ho detto anch'io, è un pochino sbilanciato all'inizio, ma poi si stempera sul lungo periodo, quando i giocatori sanno giocare. Un'ultima cosa che vorrei aggiungere riguarda la scalabilità. Questo gioco sulla confezione c'è scritto che si può giocare da 3 a 8 giocatori, ma in 3 ci sono delle regole speciali che comunque rendono il gioco piuttosto noioso e abbastanza ingiocabile. In 4 mi sentirei di sconsigliarlo, un po' perché manca il ruolo del vice e quindi rende una delle squadre, diciamo, nota fin dal principio, perché è semplicemente lo sceriffo. Mentre invece da 5 a 8 giocatori già è abbastanza interessante, anche se direi che dal meglio di 6 da 5 a 7, perché in 8 ci sono due rinnegati e questo rende il gioco un po' più forse confusionario e rende ancora più difficile per il rinnegato vincere, perché devi anche sconfiggere l'altro rinnegato ed è un po' complicato. In più rende il gioco più lungo e essendo un gioco a eliminazione si rischia di rimanere fuori dalla partita per più tempo. Quindi sì, io direi da 5 a 7 giocatori è sicuramente un buon gioco, in 6 forse dà proprio il meglio di sé. Sono d'accordissimo con quello che hai detto, assolutamente. Gioco da 5-6 giocatori, 4 e 3 assolutamente, mia personale esperienza, non giocateci. In 8 appunto tende quasi ad essere, non dico, mi verrebbe da dire confusionare, ma non è confusionare, semplicemente diventa molto più lenta la meccanica, sì. Bisogna aspettare tanto prima che arrivino i dadi e dopo un po', ecco, insomma, non è il massimo, ecco. Da 5 a 6, da 5 a 7. Io comunque, se devo dare un voto a questo gioco, come filler a me piace molto, è facile anche da spiegare, quindi io gli do un 4 su 5. Tu Guido, cosa gli vuoi dare? Dopo lunghe meditazioni, importanti meditazioni, perché volevo essere oggettivo, perché sicuramente ci ho pensato anch'io, ho detto anch'io probabilmente è dovuto al fatto che magari ho fatto la cavolata di giocarci troppe partite di fila, ci do un 3 su 5 appunto, perché bello da giocare all'inizio, magari una partita fresca piace a tutti. Attenzione appunto a quel discorso, lo dicevi tu, fortunatamente la partita è breve, perché sennò altrimenti sì, gli eliminati se ne stanno lì girandosi i pollici. Quindi ecco, un 3 su 5 direi che è il voto ideale, tenendolo come filler barra party game, ecco, senza eccessive aspettative. Sì, che è quello che è alla fine. Bang aveva, il gioco di carta aveva un po' il problema che si poneva come party game ma durava troppo, questo invece hanno un po' risolto il problema. Ecco, ci tengo a dire che se volete scegliere fra i due, io consiglierei comunque Bang, il gioco di dadi, perché è più breve e ti offre la stessa esperienza. No, certo. Detto questo, passiamo al pagellone finale. Pagellone finale, non abbiamo altro da dire, quindi grazie di averci seguito e ci vediamo alla prossima puntata. Al prossimo video.